Perché vi ho fatto vedere i video? Perché una società di trasporto pubblico paga, un'altra società che realizza del materiale informativo che viene caricato su, YouTube per trasferire dei concetti che sono quelli del condividere il mezzo di trasporto con gli altri. La prima, impressione di mia figlia, che, fino all'anno scorso andava a scuola portata come un pacco, con la macchina perché era necessario. Non era possibile fare altrimenti, è stata quella nei primi giorni. Io mi sto divertendo perché incontro un sacco di persone sull'autobus, sulla metro. Quindi sono delle piccole riflessioni, penso che possano essere condivisibili. Fra un mese sarà già stufa, però la prima impressione è questa, la scoperta di un aspetto anche sociale nella condividere i mezzi di trasporto. Oggi, io ho voluto, un'introduzione all'approccio. Sì? Ah, allora bisogna avvicinarsi, perché il microfono è acceso. Posso solo. Sì. No, no, quello è loro, non è abilito. Vi dicevo, la riflessione di mettere insieme argomenti così diversi è questa. Ed è riferita a un discorso di condivisione, di sharing economy, ed è co in coerenza l'approccio che ho cercato di attuare. Per le mobility management. Mobility management è una grossa parola per dire che si tratta di un rapporto di chi utilizza i sistemi di mobilità e di accessibilità a una città. Quindi non si può prescindere da un elemento, la valutazione dell'elemento soggettivo. Normalmente chi progetta reti di trasporto non considera l'utente di questa rete di trasporto. Invece il mobility manager è l'interfaccia tra l'ATAC e il dipendente. Deve spiegare in che modo ottenere un abbonamento a condizioni agevolate, come può arrivare alla metro, se ci può portare la bicicletta. Quindi deve raccogliere ed invitare a scelte di mobilità più sostenibile. L'approccio che, diciamo, io condivido personalmente, che secondo me, è quello che avrà, più possibilità di sviluppo, proprio in un momento in cui la società sta cambiando, è quello. Delle cosiddetto nudge, cioè di spingere le persone a scelte personali con dei piccoli spostamenti, rompendo delle abitudini. Per questo è quella che ha in comune. L'obiettivo è di evitare evidentemente l'uso individuale del mezzo privato, ma anche evitare tanti percorsi inutili. Allora, è per questo che hanno fattore comune, denominatore comune, una serie di iniziative. Se io trovo il libro all'uscita, dalla, mia giornata di lavoro, lo prendo e lo leggo nel mio mezzo, non devo andare per forza nella libreria in centro a cercarlo. Quindi non è che non andrò mai in libreria, però ho evitato un viaggio ed ho ottenuto una cosa che mi serve. Se io posso prenotare la spesa online, forse è una cosa ovvia, però. Questa spesa entro l'ultimo miglio, entro 2 chilometri, mi viene portata e quest'ordine lo faccio insieme ad altre 20 persone. Questo ha evitato una serie di viaggi per andare a comprare questa spesa. Ma io dico non solo viaggi, anche tempo, qualità della vita che si riesce a recuperare. E questo è un discorso che riguarda particolarmente il genere femminile, a mio avviso, perché è interessato da una serie di spostamenti del tutto inutili per la propria condizione personale. E questa è la brevissima introduzione che volevo fare. Il riferimento delle spinte gentili a una teoria che non è di tipo solo sociale, considera l'approccio delle scienze comportamentali alla valutazione delle determinate valutazioni di tipo economico. Sono degli economisti che hanno scritto un libro sulle spinte gentili e ti spiegano delle cose molto importanti. E spiegano un po' perché funziona il car sharing a flusso libero piuttosto che quello del comune di Roma. È molto semplice, perché l'infrastruttura messa in campo, cioè la modalità di comunicazione e la complessità di accesso al servizio, è talmente complessa nel caso di quella comunale rispetto a quella dei soggetti privati che hanno ideato i servizi a flusso libero, che è più facile scegliere una cosa che è più agevole nella propria spiegazione. Non solo c'è una valutazione economica, uno vede quanto costa, dove trova la macchina, eccetera, ma anche solo come gli viene spiegato il tipo di contratto che deve fare, è già quella piccola spinta a scegliere
un servizio di mobilità alternativa. E a questo punto direi, salterei per evitare ulteriori perdite di tempo alcune considerazioni. Ho suddiviso la presentazione di questi strumenti che per me sono di mobility management, sempre in ambito urbano, al fine di evitare gli spostamenti inutili con l'uso individuale del mezzo privato, in servizi di car sharing. Precedentemente ho anche organizzato un workshop per spiegare il carpooling, che fatica molto ad essere organizzato, perché secondo me un fattore che non viene considerato quando si presentano i servizi di mobilità alternativa è il contesto territoriale. Il servizio è una cosa, la città con la sua morfologia e il suo funzionamento è un altro. Ora, la sede di un ufficio può essere centrale, può essere periferica, può essere esterna, no? Roma ha noi siamo, diciamo, in una situazione di una zona non proprio periferica, abbastanza ben servita dal trasporto pubblico, ma non abbastanza per essere interessata dai servizi di car sharing convenzionali fino, vi dico, a 4 anni fa, perché io li ho chiesti come servizi di azienda e mi hanno detto di no. Io speravo di risolvere un problema di collegamento tra le sedi di Brancati e anche Castel Romano, che non ha trasporto pubblico, se non un Cotral che passa una volta, due volte al giorno, sempre se si ferma. Poteva essere un'idea collegarlo a Castel Romano, nulla da fare da questo punto di vista. Quindi la perifericità e l'essere esterni alla zona di interesse di tutti questi servizi è un problema. Ora, se i servizi di car sharing o anche di carpooling devono servire a completare il sistema di mobilità, bisogna trovare una soluzione, perché non c'è trasporto pubblico, non ci sono i servizi alternativi, bisogna prendere la macchina per forza. Questo è il problema. Invece di limitare l'uso del veicolo, si incentiva. Questo è un discorso che faccio a livello di amministrazione, di scelta, di chi li gestisce. Riguarda invece le piccole iniziative, sono progetti di condivisione. Abbiamo detto il book crossing e una proposta, un'idea di gruppo di acquisto, di costituzione di gruppo di acquisto, le cui condizioni mi sono state, diciamo, riscritte, inviate dall'unico al momento ipermercato disponibile entro il miglio, che è l'Ipercoop. Quindi non faccio pubblicità all'Ipercoop, ma vi informo che l'Ipercoop sta dentro l'ultimo miglio, vi può consegnare la merce una volta a settimana alle 5:30 del pomeriggio, con una spesa ridotta a convenzione specifica fatta al mobility manager dell'ISPRA. E nasceva l'anno scorso, vi devo scusate, era nata con l'iniziativa del e-commerce ZEV, che voleva, insomma, spiegare che la spesa viene consegnata con veicoli a basse emissioni, veicoli elettrici. In realtà questo progetto è durato 3-4 mesi e per me, a livello dimostrativo è una cosa che funziona. Di fatto faceva sì che si stipulasse una convenzione con l'Ipercoop per la consegna a tempo indefinito della merce, però dopo questi 3-4 mesi arriva comunque un veicolo non a basse emissioni che consegna la merce. Quindi è meglio essere coerenti, secondo me, e chiari, dire che c'è risparmio nel termine di piccoli viaggi e spostamenti verso l'ipermercato. Inutile dire che si fa con un veicolo elettrico se non viene mantenuto per tutto il tempo del servizio. Cioè, è meglio essere chiari. C'è una condizione di sostenibilità che viene rispettata comunque. Le proposte, come vi accennavo, manderò un questionario a chi è interessato, sarà quello di determinare la fascia oraria che interessa per la consegna della merce, perché dalle 16 in poi avviene l'uscita dei dipendenti. Noi abbiamo la difficoltà di un orario di flessibile e diversificato tra i dipendenti amministrativi e quelli che svolgono attività di ricerca e tecnologi, e questa diversità di orario rende difficile magari combinare, ma spero che una soluzione si trovi e si possa condividere. Come vi dicevo, le condizioni economiche sono quelle di maggior favore. Ho superato un certo importo della spesa, addirittura diventa gratuito il trasporto. Quindi se questo gruppo fosse una cosa stabile
diciamo per la gran parte dell'anno, eccettuati forse i mesi estivi in cui si va in vacanza, penso che si potrebbe fare. Chi è interessato mi può scrivere, e ho già mandato delle mail con i dettagli della proposta. Sono idee. Se uno conosce un'altra forma di acquisto di e-commerce, me lo dice e la valutiamo e la mettiamo insieme. Quindi io non sto proponendo la formula ideale di acquisto, ma sto dicendo proviamo a fare un gruppo d'acquisto per comprare delle cose a distanza, rovescio le cose. E questo perché oggettivamente come ente pubblico abbiamo una difficoltà come amministrazione di sottoscrivere convenzioni per quanto a titolo gratuito con un qualsiasi soggetto di tipo privato. Dobbiamo passare attraverso a quel punto delle procedure di evidenza pubblica che farebbero incartare un pochino la situazione, perché ci sono tempi e anche modalità che forse non possono essere considerate sostenibili per avere immediatamente un servizio. Io prima di passare al car sharing introdurrei invece l'iniziativa del Book Crossing, che abbiamo coordinato all'interno di questa giornata, perché è un'idea, un progetto che parte oggi, ha un suo diciamo aspetto, contenuto forse che già se conoscete, ma ha un piccolo sviluppo di mobilità, perché ve lo spiegherà meglio Anna Laura. Noi abbiamo avuto un'idea diciamo di articolare questo servizio in maniera diversa. Ho già introdotto, come vi dicevo precedentemente in un workshop, il concetto del carpooling. In sostanza il ride sharing è la condivisione di un viaggio, è un termine inglese perché non nasce in Italia ma nei paesi anglosassoni. Può essere declinato nelle due varianti: con un'auto di proprietà diventa carpooling, se è un servizio offerto da una società diventa un car sharing. È un servizio molto importante che viene particolarmente diciamo visto nell'ottica di un miglioramento della qualità dell'ambiente urbano, perché riduce l'utilizzo dei veicoli privati che circolano all'interno di una città, e soprattutto con un parco veicoli nuovo e quindi meno inquinante rispetto a quello circolante. Bisogna dire però che può circolare all'interno di una ZTL, quindi per coerenza ci si dovrebbe domandare quanti veicoli possono circolare dentro una ZTL per non impattare troppo sull'ambiente urbano. Quindi vi sono alcuni, diciamo, io ho messo come dire dei pro e dei contro per riflettere. Sicuramente, ripeto, la riduzione dei veicoli e l'approccio smart e l'efficiente all'utilizzo dei mezzi di trasporto sono dei fattori chiave che fanno capire come ci si può muovere meglio all'interno di una città. Se serve un veicolo, si prende nel modo migliore possibile. Ripeto, il problema può essere nel numero di veicoli. E forse quello che deve fare un'amministrazione, non certo chi fornisce il servizio, è dare delle condizioni, quindi vedere che tipo di flotta fornisce quando fa un bando di car sharing, tipo di flotta di cui dispone la società che offre il servizio. E io aggiungerei una riflessione: bisognerebbe anche imparare a guidare in un modo ecologico. Il Ministero dei Trasporti ogni anno pubblica una guida che rimane là, come tutte le cose che vengono fatte, e dice come si guida un veicolo in modo ecologico. Poi un'altra cosa che l'amministrazione locale comunale dovrebbe fare è coordinare i servizi con gli interventi del piano urbano della mobilità. Quindi forse circolano questi veicoli anche nella ZTL nell'ambito di zone in cui si attua la moderazione del traffico. Bisogna un attimino cominciare a mettere a sistema tutti questi ragionamenti, non vederli sempre unici tra di loro. Infine, lo spunto, diciamo una riflessione che veniva condividendo anche con altri colleghi, è la possibilità di integrarlo con altre forme di trasporto. Ci immaginavamo, e non siamo forse stati gli unici, di trovare anche la famosa biciclettina pieghevole nella macchina da poter utilizzare per l'ultimo spostamento. Se c'è una parte della città che resta esclusa dai veicoli, o nella quale possono circolare esclusivamente veicoli elettrici, che forse in quel luogo non inquinano, ma spostano l'inquinamento da qualche altra parte, però diciamo che possiamo prendere anche una bicicletta. È un sogno poter accedere anche a questo, come quello di sapere se possiamo prendere la metro con la bicicletta.
Io ho l'obbligo di citare che esiste un servizio di car sharing a Roma che è collegato al circuito ECS, che ha un certo numero di veicoli e una serie di punti di parcheggio, e sono uno dei maggiori limiti il fatto che tu ti devi recare a questo parcheggio e riportare a quel parcheggio il veicolo. Diciamo che è un aspetto di qualità il fatto che abbiano introdotto dei veicoli elettrici, questo va riconosciuto. E un fatto invece che va a sfavore della scelta di questo tipo di scelta è il fatto invece che la struttura del contratto, il modo di informare, non sia chiaro e comprensibile, perché uno che accede al sito del car sharing deve studiare e capire: c'è una penale e c'è l'abbonamento e c'è la tariffa oraria e c'è la tariffa chilometrica. Le informazioni devono arrivare molto velocemente e chiare agli utenti. In più, se vogliamo dirla tutta, chi dovrebbe fornisce le informazioni ai mobility manager d'azienda, che è Roma Servizi della Mobilità, che è un ufficio del mobility manager, nell'ultima settimana ci ha mandato tutte all'ultimo momento una serie di informative a promozione di una serie di eventi. Tra questi anche il fatto che il car sharing adesso ha delle tariffe agevolate nel momento dell'iscrizione, senza spiegare come funziona. Cioè, è inutile che mi dici c'è lo sconto del 70% e poi comunque c'è l'incentivo meno 26 euro se tu ti abboni in questi giorni. Non si fa così, secondo me. Un'amministrazione seria dovrebbe dire immediatamente: funziona così, clicchi qua dentro, paghi questo, inizia il servizio per 6 mesi e così dopo 6 mesi diventa un altro. Cioè, proprio la modalità di mandare un'email e costringere ogni mobility a interpretare come funziona, e magari lo interpreto anche sbagliato e vi dico anche una cifra sbagliata per farvi capire come funziona, secondo me non è l'approccio famoso delle spinte gentili e della semplificazione che auspicano gli economisti, perché a questo punto c'è un fattore di inerzia che impedisce la scelta per forme di mobilità alternativa. L'altro fattore ve lo faccio vedere: questi sono i parcheggi, noi lo sapete dove siamo, dove la prendiamo la macchina da via Brancati? Questa è la risposta per cui come facciamo a valutare come dipendenti ISPRA l'utilizzo questi servizi di car sharing se ci muoviamo da via Vitaliano Brancati? Ecco, io vi illustro le condizioni d'uso di un servizio che in questo momento è in promozione. Accedete al sito di Roma Servizi, vi vedete tutte le condizioni, io le ho anche riassunte, vi posso mandare le spiegazioni, però vi dico che non trovate in prossimità un parcheggio di interscambio, quindi ci dovete andare in qualche modo in questo parcheggio. Questo è il veicolo elettrico, per dire anche ISPRA ha aderito al progetto Mobility di Enel, ha nel proprio parco veicoli una smart elettrica, ha fatto installare un'infrastruttura di ricarica e ha sostituito con questo veicolo 2 veicoli della flotta aziendale. Quindi la sua operazione virtuosa l'ha saputa fare quando si ha un obiettivo di sostenibilità. Però dopo la cosa fondamentale è aver messo infrastruttura di ricarica. Ci è voluto un anno, ve lo dico, perché Roma è una città estremamente difficile per condurre una politica di sostenibilità nei trasporti. Molto è dovuto anche alla disponibilità proprio delle infrastrutture di ricarica. Immagino che siano dei fattori che ha fatto scegliere il tipo di parco veicoli alle varie società che offrono questi servizi. L'inerzia principale che io ho trovato per questa infrastruttura è stata l'ACEA, che non si parlava con l'Enel, quindi una semplice derivazione per fare arrivare punto di ricarica ha necessitato di mesi di attesa. Questo, parliamo di cose molto concrete, siccome io sono mobility e a me la gente chiede delle risposte concrete nei tempi realistici, non posso dire ti posso dare questa cosa in 5 minuti perché non è fattibile. Io chiuderei perché ho dato alcuni spunti di riflessioni su servizi che sono disponibili, e lascerei la parola a chi molto meglio di me può spiegare come funziona il car sharing a flusso libero. Ho invitato oggi 2 rappresentanti di Car2Go e di Enjoy, e così ci faranno capire il loro approccio a questo tipo di servizio. E speriamo, noi le macchine le abbiamo viste qua vicino finalmente, almeno le abbiamo viste. Questo già è un positivo. È un buon inizio, le abbiamo viste. Ma magari sono le nostre. No, le vedo anche, tutti i giorni, io
lui è un utente, no, abbiamo verificato che ci sono già utenti tra i nostri dipendenti, la mia necessità è quello di diffonderlo anche agli altri, far capire che hanno questa opportunità. Portiamo queste o vogliamo solo chiacchierare? Presentazione o solo... No, possiamo, io la presentazione dovrei averla anche qua dentro, scusate, c'avevo la cartella, c'ho un attimo, chiudiamo tutto, vediamo. Se mi date, no, devo aprire. Se mi date 2 minuti, ricerco il file perché abbiamo fatto troppo spostamenti e così abbiamo anche la presentazione. No, mi sono persa, scusate, mi sono persa. No, perché l'ordine di arrivo, la prima presentazione mi sono sbagliata, è quella di tua, Daniele, perché riprendiamo il filo della no, perdonami perché sono stanchissima. No, scusatemi ma c'ho, allora. Attenzione. Eccoci, riprendiamo il filo dalla sharing economy che ho anticipato per abbreviare, invece ho complicato. E se vuoi cominciare, Daniele, io direi sì, riprendiamo il filo di quello che è la sharing economy e come si situa nell'ambito delle scelte di sostenibilità. Mi siedo perché se no non devi sedere sicuramente. Non vengo inquadrato nella fantastica. Quindi salve, io sono Daniele Arena, faccio parte della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Giovanna mi ha chiesto, diciamo, di inquadrare un po' questa questione del car sharing e della mobilità sostenibile in quello che è un discorso un po' più ampio, ovvero di quella che viene chiamata la sharing economy. Intanto due parole al volo su quello che è la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. È un'entità no profit che è nata nel 2008, lo scopo è favorire lo sviluppo della green economy in Italia. Non sto a dire esattamente di cosa si tratta la green economy, però sostanzialmente si tratta di mettere insieme delle aziende che girano attorno alle tematiche ambientali e quindi fanno economia sulla sostenibilità.